Grazie Presidente, cercherò di essere più breve possibile anche se mi risulta molto difficile, avendo io passato molti anni nello studio delle carte e dei documenti che riguardano questo complesso monumentale che per la ricchezza della nostra storia noi annoveriamo come sede di un presidio sanitario. Fa parte di quegli ospedali storici che sono il vanto di questa città e di questo paese, ma non esito a definirlo il più fragile e il più ricco dei nostri ospedali storici, che annoverano, e mi piace ricordarlo, il Forlanini, che è più recente, e poi l'ex San Giacomo e poi l'ex San Gallicano. E arriviamo a questo, che Nuovo Regina Margherita, che ormai come presidio sanitario annovera poche strutture, e aspettiamo l'ennesima inaugurazione dell'ennesima Casa della Salute da parte di Zingaretti, credo sia la seconda volta che già viene a inaugurare, la prima volta 4-5 anni fa. Di nuovo la inaugurerà di nuovo prossimamente. Comunque questo presidio è all'interno di questo complesso monumentale del X secolo, e siccome ci sono delle preesistenze anche archeologiche ed è praticamente abbandonato a se stesso e versa in gravi condizioni, più e più volte nei recenti anni sono state presentate delle interrogazioni a livello parlamentare per capire cosa la Regione Lazio ne volesse fare, se non fosse che era stato cartolarizzato. Ed è poi intervenuto il MIBAC a suo tempo per mettere un vincolo e impedire questa cartolarizzazione. Ora è di nuovo tornato nella proprietà della Regione Lazio, ma è un complesso monumentale talmente delicato e talmente prezioso che il MIBAC dovrebbe finalmente prenderlo in carico per imporre, come è dovere di legge per l'ente che ne ha la gestione, di tutelarlo, di salvaguardarlo e quindi di promuovere le sue tutte le opere di restauro e di ripristino necessarie. Per questo la prima mossa che dovrebbe fare la ASL e la Regione Lazio sarebbe quella di investire una persona della responsabilità della gestione del patrimonio storico-artistico, perché sicuramente non possiamo continuare come è attualmente, che un amministratore sanitario, un responsabile, un direttore sanitario medico possa anche o debba, come succede ora, pensare anche al capitello ionico. Ecco, questa è una cosa che dovrebbe avere termine, e quindi con questa mozione chiediamo che la sindaca e la giunta si facciano carico di questa richiesta, e nei confronti della Regione Lazio e nei confronti del MIBAC, perché si inizi questo ciclo virtuoso. Grazie.